Ehi, ciao a tutti e benvenuti al nuovo video di Rubricarla! Io sono felicissima di annunciarvi che sono quasi a 100 iscritti sul mio canale. Sono veramente delle piccole soddisfazioni che mi danno tantissimissima gioia, quindi quasi 100 volte grazie. No, scherzo, veramente 10.000 volte grazie non basterebbero. Veramente, grazie, grazie, grazie. Non smetterò mai di dirvelo. So che un grazie è banale, ma non smetterò mai, mai, mai di dirvelo. Allora, oggi ho deciso di fare un ask. Avevo messo nelle storie di Instagram un box dove avevo chiesto di farmi delle domande a cui avrei risposto nel mio prossimo video. E così è stato, quindi oggi andrò a leggervi queste domande e ovviamente a dare anche la risposta. Quindi iniziamo. Luca03 Benigni, ciao Luca, mi chiede: ti piacciono gli animali? Sì, io adoro gli animali, specialmente i cani. Infatti ho 4 cani, 3 bassotti e un bassettown. Li adoro. Sofia.cerasa, ciao Sofia, la mia vacanza preferita qual è stata? Allora, la mia vacanza preferita penso sia stata quella di Londra. Nel 2016, sì, avevo 11 anni, quindi è stata la mia vacanza preferita e spero di poterci tornare prestissimo. A Londra, veramente una città del cuore. Giulia.lagana, ciao Giulia! Quando ti è venuto in mente di aprire un canale YouTube? Mi è venuto in mente una settimana prima che pubblicassi il video, perché avevo voglia di parlare con qualcuno, di essere ascoltata, di poter parlare senza limiti, come sono. E sì, mi andava anche di arrivare un po' alle persone che magari potessero sentire e vedere quante cazzate dico. No, scherzo, mi è venuto perché era un mio progetto che volevo fare da tanti anni, ma non avevo avuto il coraggio di farlo. E quindi 2 settimane fa mi sono decisa e ho fatto questa cosa stupenda e sono felicissima di aver intrapreso questo percorso. Sou.flora-passo, ciao Flora! Cosa vorresti diventare in futuro? Allora, in futuro vorrei essere o un'attrice cinematografica o una regista cinematografica, assolutamente. Teodora Bonetti, ciao Teo! Dopo aver finito gli studi, vorrai rimanere in Italia o andare a vivere all'estero? Beh, bella domanda. Allora, io vorrei restare in Italia. Però ecco, se mi capita un'occasione di dover andare all'estero per lavoro oppure per studiare, ci andrò sicuramente, sarei felicissima. Soprattutto di andare all'estero, come estero intendo New York, Los Angeles, Londra, insomma sarei veramente felicissima. L'ultima domanda, cavallaro.claudia, ciao Claudietta! Come mi vedo tra 10 anni? Difficile? Non lo so come mi vedo tra 10 anni. Io spero di vedermi felice, di fare qualcosa che mi piace, quindi realizzata nell'essere un'attrice, perché il regista penso che tra 10 anni sia non prestissimo, però ci vuole un po' più di esperienza per fare la regista, quindi spero di essere un'attrice, però comunque sono sicura che farò una cosa che mi piace tra 10 anni, quindi sono fiduciosa in me stessa. Grazie mille anche oggi di aver visto il video e come sempre vi lascio il mio canale YouTube Carlanzetta, iscrivetevi, il mio profilo Instagram Carlanzetta, il mio profilo TikTok Carlanzetta, il mio account Facebook Carlanzetta e il mio profilo 21Buttons per chi volesse vedere i miei outfit, che è sempre Carlanzetta. Carlanzetta is everywhere! Grazie mille e al prossimo video, ciao!